Vetrate scorrevoli minimal. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. E nelle abitazioni private, soprattutto quelle moderne, quelle che si fanno ultimamente, gli infissi scorrevoli minimal hanno preso molto campo perché consentono di fare delle vetrate scorrevoli di ampie dimensioni con i profili sottili, quindi appunto i profili minimali. Esistono praticamente tre famiglie di questi prodotti che vengono quasi sempre chiamati minimal. La prima famiglia è quella degli scorrevoli alzanti, quindi lo scorrevole che mandando giù il maniglione si alzano, quindi i carrelli iniziano a lavorare, scorrono, che scorrono molto bene, molto fluido. E queste possono avere un montante centrale molto molto sottile, design edition diciamo così, che viene chiamato appunto minimale. Poi esiste uno scorrevole minimale vero e proprio, quindi nella vera senso della parola bisognerebbe chiamarlo panoramico, quindi panorama design, che mi consente di nascondere completamente tutto il perimetro che c'è attorno alla finestra, quindi non vedo neanche i profili minimali, non ci sono, e centralmente c'è un due ante, ho un montante da 3 cm, 3 cm e mezzo a secondo delle varie marche e modelli. Se fosse un monoanta che scorre all'interno del muro, in quel caso vedrei proprio solamente vetro, quindi un vetro fisso. Quindi sono scorrevoli veramente veramente belli. Poi c'è uno scorrevole intermedio tra il panoramico e tra l'alzante, che è uno scorrevole minimale, uno scorrevole che viene chiamato anche slim, dove ha un profilo a vista sottile, solitamente 3-4 cm, dove questo tipo di scorrevole è uniforme anche nel nodo centrale e scorre nel vero senso della parola, non è alzante. Quindi a livello diciamo di scorrimento, di fluidità di scorrimento, perde un po' rispetto allo scorrevole alzante, però è anche molto bello da vedere. Diciamo così, è un intermedio anche a livello di costi tra uno scorrevole alzante e uno scorrevole panoramico. Panoramico è quello più costoso in assoluto e anche il più bello. L'alzante è quello che mi consente di avere un ottimo rapporto prezzo prestazioni, fluidità, solidità di materiale. Nel mezzo si va a posizionare questo scorrevole slim o minimale, però tutti e tre, ripeto, vengono chiamati minimali, quindi bisogna stare attento in realtà a quello che ti è stato venduto. Insomma, è successo un preventivo che ho fatto, dove io ho fatto un preventivo con degli scorrevoli ad esempio panoramici. Il cliente ha detto che dall'altra parte spendeva tanto di meno e gli davano sempre degli scorrevoli minimali, poi è finito il lavoro e in realtà si vedeva tutto il profilo attorno che non aveva nulla a che vedere col preventivo che abbiamo fatto noi. Per evitare questo tipo di fregature ho ideato un servizio di consulenza con il sistema Bisacchi, dove posso aiutare non il mio cliente, come dicevo prima, perché lui è un cliente che viene da me, io sono in evidente conflitto di interessi, no? Perché tanto ti dirò sempre che la mia soluzione è la migliore, ma quando non ti posso vendere i serramenti direttamente, magari sei in un'altra zona dell'Italia dove non possiamo servire, il mio consiglio è veramente sopra le parti, quindi ti posso trovare la soluzione migliore, ti posso analizzare un preventivo che ti è stato fatto, ti posso dire cosa c'è che va bene e cosa c'è che non va bene o è da migliorare. Se ti interessa questo servizio, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!